ancora i figli, abbiamo la famiglia, abbiamo i genitori anziani di cui farci carico, per cui vorrei che si prendesse in esame questa situazione, perché anche Bologna su questo ne dà veramente poche. L'altra invece è una richiesta molto semplice, abbiamo assistito in questi giorni alle riunioni che hanno devastato tutta l'Italia del Nord, in questo caso neanche il Sud è stato esente. Mi chiedevo se poteva esistere una possibilità, una, e che chiedo voi se ce l'avete di individuarla, dove raccogliere i fondi che i cittadini donano, evitando che questi ritornino nelle banche, che poi le banche le danno chiedendo degli interessi. Vorrei che voi spendeste qualcosa, trovando una soluzione in questo. Grazie. La domanda sull'euro io la ritengo molto semplice, nel senso, io sono uno di quei cittadini, una generazione di cittadini che ha vissuto il passaggio dalla lira all'euro. Dopo qualche anno, con mio padre che aveva una piccola impresa edile, ho cominciato a vedere che quella moneta stava erodendo sempre di più le condizioni della sua impresa, e ho iniziato a chiedermi: ma qualcuno ce l'ha chiesto se volevamo entrare nell'unione monetaria, non nell'unione europea? Facciamo una distinzione: noi siamo in Parlamento europeo con 17 europarlamentari per far sì che l'Unione Europea torni una comunità europea, che significa di paesi che si danno una mano l'un l'altro politicamente per garantire diritti e non per garantire pace. Qui non è in discussione lo spirito della comunità europea, qui è in discussione una questione molto semplice: una moneta, che per me si potrebbe chiamare anche Alberto, Luigi, che oggi ci fa dipendere da una banca centrale che ci impone dei tassi e ci impone l'erogazione di quella moneta.